Giovanni Legnini, come guida della ricostruzione del centro Italia, ha fatto il massimo, adeguando con un aumento del 20% il prezziario che stava facendo scappare imprese e professionisti. Lo avevano chiesto più volte le regioni, lo hanno chiesto i costruttori, ance in testa, ma ogni associazione di categoria ha dato il suo contributo. Dopo l'apertura dei cantieri, più di 5.200 nel 2021, tra ricostruzione privata e pubblica, 7.000 in totale, c'è stato un rallentamento fino al blocco negli ultimi mesi e le cause sono chiare: esplosione dei prezzi e la grande diffusione del 110%. Molte imprese e professionisti hanno preferito in modo legittimo lavorare altrove. Il nuovo prezziario costituisce una sintesi tra i quattro, regionali e recepisce quell'esplosione dei prezzi di alcuni materiali, in particolare l'acciaio, il legno, gli isolanti, i ponteggi e diversi altri, con incrementi a volte anche superiore al doppio della situazione di partenza. Quindi nuovo prezziario unico, ma mantenimento di quel regime opzionale tra prezziario unico e prezziario regionale, almeno fino a fine anno, per far sì che i progettisti e le imprese che ritenessero più conveniente adottare questa o quella voce o l'intero prezziario della regione di riferimento possano continuare a farlo. Quindi un quadro di adeguamento dei prezzi che è assolutamente soddisfacente. Punto 2 dell'ordinanza riguarda il costo parametrico, ovvero l'entità massima di contributi cedibili ai cittadini e alle imprese danneggiate dal sisma. Questo contributo aumenta del 20% per l'edilizia residenziale, comprensivo del 6 che era stato già concesso in via anticipata, ma quel 20% aumenta al 25% e a volte per alcune situazioni, edifici unifamiliari, bifamiliari, può arrivare fino al 50%.